aggiornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Elisabetta Gregoraci divina con un look total black e un reggiseno di pizzo nero, ma il web non perdona. Alla pioggia di critiche, risponde così punto a Venezia, è arrivata anche Elisabetta Gregoraci, e non ha deluso le aspettative dei fan con outfit mozzafiato, sfoggiati sia al suo arrivo che sul red carpet. Accanto ai complimenti però, non sono mancate critiche durissime nei confronti della showgirl rea di aver scelto, per il suo arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, un look che ha esaltato la sua bellezza, ma che qualcuno ha giudicato poco adatto all'evento. A scatenare le critiche del web è stato un reggiseno indossato dalla Gregoraci sotto un elegante completo total, black firmato Ermanno Scervino. Una scelta che ha scatenato durissime critiche nei confronti della showgirl, che ha poi zittito tutti indossando un abito elegantissimo per sfilare sul red carpet. Il reggiseno di pizzo scatena il web contro Elisabetta Gregoraci a Venezia. Lei risponde e zittisce tutti con un vestito sorridente, capelli sciolti e mossi, pantalone e giacca neri e un reggiseno di pizzo, sempre nero, per il suo arrivo a Venezia. È questo il look sfoggiato da Elisabetta Gregoraci che, dopo aver regalato ai fan una foto in cui posa totalmente senza veli, ha deciso di osare con un outfit che le dona, ma che non è piaciuto a tutti. La pagina Instagram del portale Upsi, infatti, ha pubblicato un video dedicato all'arrivo in laguna della Gregoraci e le critiche degli utenti per la scelta stilistica della showgirl sono arrivate puntuali. C'è chi considera la scelta della Gregoraci poco elegante per Venezia e chi, invece, sottolinea come la scelta di indossare un reggiseno mostrando décolleté e addominali super scolpiti sia per far parlare di sé. Alle critiche, alcune le potete leggere nella foto qui in alto. La Gregoraci ha risposto con una seconda scelta stilistica che ha strappato applausi e zittito gli haters. Sul red carpet di Venezia 2022 per la premiere del film The Son, Elisabetta ha sfoggiato un lungo abito tagliato a metà, senza scollatura e con uno spacco sulla coscia. Una scelta che ha convinto tutti e per lei sono piovuti tantissimi complimenti. È sempre un grande piacere e un grande onore, ha scritto poi Elisabetta pubblicando le foto del secondo outfit sul proprio profilo Instagram. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.